5 Stelle è stato un partito pompato ad hoc, nel senso è sempre esistito Grillo e da tempo che comunque sia fa propaganda politica, però solamente nell'ultimo tempo abbiamo visto che i media, la stampa hanno pompato il movimento fino a dargli la visibilità che ha oggi. Ripeto quello che si dice in giro, no? Cioè che Grillo sarebbe l'opposizione di Sua Maestà, cioè un'opposizione che il sistema si sarebbe costruito. Certo è che in altre occasioni il sistema ha creato i suoi, tra virgolette, finti anticorpi. Occupy Wall Street era finanziata da Soros. Sappiamo chi è Soros, sappiamo che è un uomo del sistema e quindi è una cosa che certamente il sistema, un certo tipo di sistema lo fa. Giunta che non avrebbe dovuto andare dalle banche, come gridava Grillo in campagna elettorale, e che si è inginocchiata esattamente come tutte le altre giunte agli interessi delle banche. È una ragione in più per noi, Partito Comunista dei Lavoratori, di rilanciare l'opposizione al grillismo esattamente come a tutte le coalizioni di governo di questo paese. Io ricordo le parole con cui Grillo accompagnò l'ascesa di Pizzarotti, le ricordo perché furono di pubblico dominio, ricordo questa frase, no? Immortalata ormai dal celebre comico, secondo cui dice: noi a differenza di altri non andremo in ginocchio dai banchieri, ricordo questa frase. Effettivamente non ci sono andati in ginocchio, ci sono andati a piedi e poi si sono inginocchiati, esattamente come tutti gli altri, e come tutti gli altri hanno posto il pagamento degli interessi alle banche, diciamo, sul debito come il faro della propria politica economica, e hanno subordinato come tutti gli altri il pagamento del debito alle banche, gli asili, le mense, le rette, i servizi. È svenduta alle banche. Il risultato è che la nuova amministrazione ritiene che i cittadini di Parma debbano farsi carico del debito e sta portando avanti un discorso di politica del rigore che sembra persino montiana. Un partito, un movimento borghese, servo dei poteri forti. È inutile che poi Grillo in piazza sbandiera il fatto che stiamo dalla parte della gente. Grillo, il Movimento 5 Stelle è fortemente euroscettico in Italia. Tipo là. Non basta essere contro, si deve sapere in che direzione si vuole andare. Sicuramente Grillo ci ha rubato la scena dicendo le stesse cose che diciamo noi, ma noi abbiamo qualcosa più di lui, abbiamo un progetto politico preciso, abbiamo una cultura dello Stato, una dottrina politica molto antica. Il Movimento 5 Stelle si basa praticamente sul nulla, sulla virtualità, e comunque anche loro sono abbastanza manovrati. La giunta 5 Stelle è semplicemente una normale giunta di amministrazione delle regole del gioco del capitale al pari delle giunte di centrosinistra e centrodestra. Il pagamento del debito ai banchieri è la legge sovrana e tutto il resto discende, prestazioni sociali incluse, esattamente come tutti gli altri. Al posto di Roma ladrone dei capi c'è il Vaffa di Grillo, un altro involucro dell'immaginario, un altro condimento retorico, un'altra storia, c'è un comico milionario invece di uno sfaccendato del Varesino. Benissimo, i personaggi cambiano, ma il ruolo e la funzione è la stessa. Grillo dirotta una rabbia sociale enorme, anche di lavoratori e di povera gente, sul binario morto della denuncia dei politici, della rivendicazione del politometro, ma tace sulla grande rapina sociale contro il lavoro delle classi dirigenti del paese. Ripeto quello che si dice in giro, no? Cioè che Grillo sarebbe l'opposizione di Sua Maestà, cioè un'opposizione che il sistema si sarebbe costruito. Sembra che a questa società, a questo grande gruppo Bilderberg, appartenga anche qualche persona che lavora per la Casaleggio Associati. Ad esempio, ha citato il giornalista della Stampa, ha citato Enrico Sasson, che è appunto, c'è una biografia immensa anche su questa persona, eccetera. Se dentro a questo Bilderberg, che è il male oscuro, ci sono anche loro, vuol dire che anche il potere ha deciso di, in qualche modo, non è questo, non è una... Infiltrare l'opposizione. Esattamente. Il Movimento 5 Stelle è un sincretismo, ovvero non è vero che non è né di destra né di sinistra, è un mischione di cose, un po' di destra, un po' di sinistra, le mette insieme in un polpettone populista che funziona, che buca a livello mediatico, perché ripeto, è la politica marketing,
ha colmato sicuramente anche per lo schifo dei partiti, però ha creato un cocktail di proposta politica che alla fine non ha un pensiero organico nel capo di coda. Rappresentare i cittadini non vuol dire niente, perché quando tu vuoi fare un'assemblea in una periferia, in un quartiere, perché magari il comune vuol fare un parcheggio, ti troverai il cittadino che vuole il parcheggio, quello che vuole la ciclabile, eccetera, eccetera. I cittadini hanno sensibilità diverse e si dividono in parti e servono i partiti per rappresentare queste parti. Io quello che contesto a Beppe Grillo è l'ambivalenza del messaggio. Lui usa la satira per confondere, gioca su un paese che è disperato, ma mente. Non gioca. E io contesto il fatto che quelle due persone siano persone prive di moralità, perché delle persone che si girano, i tuoi generali che tu difendi, e ti sparano. Perché Di Battista dice siamo in guerra, quelli sono dei sabotatori. No, i sabotatori sono già Roberto Casaleggio e Beppe Grillo che vi stanno usando. Il Movimento 5 Stelle fu voluto da una certa high society milanese, fu preparato a tavolino nel quadrilatero della moda a Milano. Nessuna spontaneità dal basso. Al primo meetup non c'era neppure Grillo, erano invece presenti i vertici della Casaleggio associati, c'era pure il trota Casaleggio. L'incontro fu organizzato da Maurizio Benzi, un dipendente di Casaleggio in seguito utilizzato come inquisitore per le espulsioni. È sempre bene ricordare che non esiste alcun gruppo parlamentare 5 Stelle che ha un proprio staff comunicazione, ma che invece esiste uno staff comunicazione, ossia Casaleggio, che ha un proprio gruppo parlamentare. Ed è sempre bene ricordare che i 5 Stelle non hanno rinunciato ai rimborsi elettorali, in quanto non si può rinunciare a ciò di cui non si ha diritto per legge e costituzione. Potevano invece rinunciare al finanziamento pubblico ai gruppi parlamentari per la comunicazione, ma siccome avevano diritto di percepirlo, guarda caso non ci hanno rinunciato. Si tratta di milioni di euro pubblici gestiti da Casaleggio.